Napoli, siamo al Museo Messner di Solda, siamo in compagnia del responsabile signor Robert, buongiorno a lei, buongiorno. Ecco, il Museo di Solda di Reinhold Messner è un'istituzione perché è conosciuto praticamente in tutto il mondo, racconta un po' della storia della vita di Reinhold Messner, un personaggio che qui è di casa, pertanto è molto conosciuto e apprezzato non solo da chi è del luogo, ma anche chi viene da fuori fondamentalmente. Da quanti anni è che c'è questo museo? Allora, questo museo è stato inaugurato nel 27 settembre 2004. 2004, per 14 anni. Sono già 14 anni, ecco. Ci sono dei cimeli, diciamo, delle sue avventure in giro per il mondo, no? Sulle allora, rete. Signor Messner ha inaugurato, aperto in su Tirolo e anche nel Belluno una catena museale di ormai sei musei. Sei musei, compreso anche quello di Kronplatz. Sì, Kronplatz, sì. E questo qui è dedicato al tema ghiaccio. Questo tema è il Messner Mountain Museum Ortles, sotto la rete dell'Ortles, dedicato al tema ghiaccio. Perfetto. Questo è il museo più piccolo, forse anche quello più difficile. Difficile nel senso, signor Messner spiega qui il tema ghiaccio soprattutto con arte, con dipinti. Lui vuol far vedere la difficoltà degli artisti di dipingere, di disegnare ghiaccio. Neve. Ho capito. Poi lo fa anche. È proprio lui che dipinge. No, lui è collezionista. Lui fa. Lui è collezionista. Lui fa. Ecco, lui abbiamo artisti di tutto il mondo. Perfetto. Abbiamo pochissime fotografie, sono tutti dipinti. Tutti dipinti. E poi abbiamo anche attrezzatura alpinistica. Okay. Dietro di noi abbiamo attrezzatura alpinistica, per esempio, di più di due secoli. Abbiamo la Picozza, la prima ascensione sull'Ortles del 1804 di Josef Pichler, il cosiddetto Psara Josele. Okay. Abbiamo attrezzatura del secolo passato, attrezzatura moderna. Sì. Abbiamo tra l'altro anche qualche pezzo di Messner con per esempio la tenda e l'attrezzatura del Polo Sud. Con questa attrezzatura Messner ha attraversato nel 1989 il Polo Sud. Più di 2800 km in 92 giorni con temperature siderali, direi. Ci avviciniamo anche oggi. Poi abbiamo anche abbiamo una simulazione di una valanga. Sì. Abbiamo l'uomo delle nevi, il cosiddetto Yeti. E abbiamo la raccolta più grande del mondo di dipinti sull'Ortles. Sì. L'Ortles qui, la vetta simbolica di tutte le vette di ghiaccio. Okay. Ghiaccio. E fuori, davanti e intorno al museo, abbiamo anche gli Yak. Gli Yak, che poi andiamo a vedere personalmente, andiamo a vedere proprio il gruppo e la mandria, e sono molto belli perché comunque non si trovano facilmente, diciamo, in Italia. Messner, dove sono? Da dove arrivano esattamente allora, gli Yak? Messner li ha portati nel 85. Nell'85. Lui li ha presi, erano 5 animali, 2 tore, 3 mucche, da un contadino in Bavaria. Sì. E questo contadino li ha presi qualche anno prima da un zoo della Germania occidentale. Okay. Questo zoo è andato in fallimento e questo contadino li ha presi, li ha salvati dal macellaio. Certo. E questo zoo una volta li ha presi direttamente dal Tibet e lungo la Mongolia con la Transiberiana sono arrivati nella Germania occidentale. Ho capito. A che temperature riescono a resistere? Allora, in Himalaya sì, possono sopravvivere senz'altro fino a 40 gradi. Fino a 40 gradi sotto zero. In una quota 4-5 mila metri. Anche qui a Solda stanno tutto l'anno all'aperto. All'aperto, non entrano mai in una stalla. Abbiamo diverse mangiatoie, dove è una piccola capanna dove il fieno rimane asciutto. Asciutto. Okay. Però non hanno una stalla nel senso che possono entrare e dormire dentro la stalla, sono tutto l'anno all'aperto. E noi leviamo il fieno tutti i giorni, una volta solo, e il resto se ne arrangiano da solo. Perfetto. Sì. Allora facciamo poi un giro qui all'interno del museo e vedere un po' tutte queste particolarità che chiaramente contraddistinguono il museo e lo fanno conoscere un po' in tutto il mondo. Ok? Grazie.
nuovo ben trovati, siamo con il signor Thomas e siamo in una location straordinaria. Praticamente è una location appartenente sempre a Reinhold Messner e si chiama Agriturismo Yak e Yeti. Eccoci. Che cosa significa Thomas Yak e Yeti? Allora, Yak e Yeti è nato, diciamo, a 1979 sì. con l'idea di ricostruire un vecchio, diciamo, un vecchio posto di contadini qua a Solda, che è già vecchio più di 400 anni, ha preso Reinhold Messner e con la sua idea di fare un ristorante anche con un'agricoltura, specialmente con i Yak, si è creato un ristorante proprio bellissimo e molto caratteristico anche per la valle di Solda. Certo. Perché Yak e perché Yeti? Diciamo, allora, separiamo il nome okay. e così spieghiamo agli spettatori il significato di questi nomi. Okay. Diciamo, il nome Reinhold Messner per tutti è un nome molto... Sì, certo, altisonante, è conosciuto. Lui, come è girato sempre a Tibet e a Nepal, per lui i Yak era un animale molto speciale, certo. molto... diciamo quasi e c'è l'allevamento qua e di conseguenza sì. abbiamo l'opportunità di vederli sì, dal vivo. Sì, ecco. certo, anche dopo. Poi. Anche dopo, certo. Mm. E poi lui li ha portato qua quasi 25 anni fa. Sì. Con una 3-4 pezzi ha cominciato qua con sì. un contadino e poi con quella idea e poi con gli Yeti. È cresciuto anche con lui quella leggenda del Yeti, sì. lo ha messo insieme. L'abominevole uomo delle nevi, per così ecco, dire, quello. No? Sì, certo, ecco, certo. Che è anche a Nepal sì. e che assomiglia anche un po' a un Yak, sì, un po' a sì, un osso. Sì, sì. Con quelle due idee è stato creato quel ristorante Yak e Yeti. Yeti certo, sì. certo. La cucina che proponete in questa location mi diceva che è una cucina naturale. È molto tipica anche. Molto tipica. Poi abbiamo anche quel un po'... Li faccio anche i momos, sì. è una specialità tibetana, sì. che sono tipo ravioli, sì. con un impasto speciale un po', sì. col ripieno di yak in un brodetto di verdure, sì. con le verdure un po' con zenzero, aglio, un po' speciale gusti, diciamo dei gusto orientale. Aromi, sì. certo. E sì, anche lavoriamo con la carne di yak. Ok, ok. Allora, noi abbiamo adesso 17 pezzi. Sì. Mm. Ogni anno diciamo che macelliamo 4-5, poi dipende un po', perché non è che posso... Certo. Io uso sempre i parti, quelli che ce l'ho qua adesso. Certo. Una volta ce l'ho un bello entrico, una volta ce l'ho un filetto, una volta ce l'ho un arrosto, una volta faccio il goulash. Come era una volta. Come era sai? Una volta, sì. praticamente, okay. certo, certo. Uh-huh. Per quanto riguarda la capienza di questo posto, questo ristorante, sì. quanti posti a sedere ha? Quanti coperti fate? Noi adesso, quando abbiamo pieno, abbiamo una trentina massimo. Mm. Ma anche per quello che così io posso tenere sempre una certa qualità. Perché se sarà un ristorante con 70, 80, 90 posti, è anche difficile tenere un po' quell'atmosfera, certo. quell'atmosfera tipica anche. Certo, certo. Tutto un po' piccolo, tutto un po' separato. Molto anche... riservato, sì, diciamo. Molto riservato. Perché vedendo anche le stanze, diciamo, molto intime, piccoline, sì. molto molto carine e anche curate. Ecco, questi certo. legni, questa è una stanza, diciamo, antica, no? Molto per antica. E anche i legni sono molto originali. Antica. Ecco, e poi quella stanza c'è la età quasi di 400 anni. 400 anni sì. questa. Proprio questa originale. Era una stalla, diciamo. Questo era una stalla adibita, diciamo, a... Vivevano anche le famiglie qua dentro. Vivevano anche sì, le famiglie, sì, ok, sì, okay, sì. Okay, mm. ok. Uno proprio dei primi masi di Solda era quello. È stata un po' mantenuta l'identità iniziale. Ecco. Non è stata stravolta. E anche per noi è molto importante di tenere quello. Per cui chi viene qui apprezza non solo la cucina, ma anche un'atmosfera un po' diversa, ecco. Non da ristorante normale. È ma anche un'atmosfera molto ricercata. Molto ricercata, sì. ecco, perfetto. Non avete voi alloggi qui all'interno? No, fate soltanto no. Ecco. Facciamo il ristorante, fate viviamo ristorante, qua sì, e... sì, ecco, perfetto. Sì. Per cui siete, voi siete proprio di Solda, no? Noi no. Allora, noi siamo due fratelli, io e Daniel. Ah, ok. E noi originalmente siamo da Merano. Ah, Merano, per cui vi siete qui, diciamo, tutta sì. la settimana. Ecco, noi siamo sempre periodo. Qua. Siete sempre adesso qua. Viviamo fisso qua perché noi ci siamo anche innamorati in quel posto. Perfetto. Andiamo tanto a sciare, andiamo in montagna, arrampicare. Vivere tutto. Un po' una vita naturale. Ecco, diciamo, quello che è un po' la...
la filosofia che comunque segue questa location, sì, agriturismo. Volevo ancora chiedere una cosa: prezzo medio, diciamo, del vostri piatti. Ecco, uno che viene, diciamo, a cena indicativamente va da... Diciamo che parte da 10-12 euro dai momos, che andiamo fino al piatto di yak che costa più o meno 25 euro. 25 euro, per cui più o meno, ma per tutte le tasche, diciamo. Porzioni abbondanti, e diciamo che possiamo sempre tenere la nostra qualità, che è anche molto ricercata. Perfetto. Qua. Vogliamo invitare gli spettatori a venirvi, certo, a trovare, certo, qui a Solda. Certo. Siete tutti al, ben invitati. Diciamo, ristorante agriturismo Yak e Yeti. Numero di telefono 380-258-5357. Perfetto. Avete un indirizzo mail? Ci abbiamo anche. Allora, info@yakundyeti.it, e vi aspettiamo tutti qua. Benissimo. Allora non vediamo l'ora di provare i piatti e la cucina, speriamo, di Thomas e il fratello. Va bene? Grazie. Allora, buon lavoro e buon proseguimento.